Il pensiero di Unamuno è indubbiamente un pensiero religioso. Secondo la visione dei più importanti critici, egli può essere considerato un filosofo della religione. In questo incontro mi piacerebbe delineare la sua visione cristologica e soprattutto affermare che si tratta di una cristologia poetica. Quindi non bisogna vedervi una rigorosa teologia, perché appunto Unamuno esprime le sue vedute cristologiche in termini poetici. Naturalmente quasi ad ogni pagina delle grandi opere di Unamuno si tratta di Cristo. Non è qui il luogo per ripercorrere tutto questo itinerario unamuniano. Noi ci soffermiamo molto più sinteticamente soprattutto sul celeberrimo poema che è appunto il Cristo di Velázquez, il quale naturalmente è considerato un capolavoro. Ed è importante sottolineare che questo celebre poema, che è scritto ovviamente in poesia, riprende il pensiero che Unamuno aveva esposto nella sua grande opera sul sentimento tragico della vita negli uomini e nei popoli. Anzi, a tal proposito si può affermare che Unamuno ribadisce in versi le sue grandi tesi che aveva già espresso appunto nelle sue opere filosofiche principali. E soprattutto è importante tener conto di questo dato perché rende conto dell'unità di ispirazione di Unamuno e del suo stesso pensiero. E quindi è proprio in queste due grandi opere, sul sentimento tragico e sul Cristo di Velázquez, che noi vorremmo concentrarci, senza trascurare naturalmente il celebre poemetto sul Cristo giacente nella chiesa di Santa Chiara in Palencia. E in questi scritti viene esemplificata, no, l'idea cristologica di Unamuno, che ribadisco si tratta di una cristologia poetica. Nella opera dedicata in quel poemetto appunto al Cristo giacente nella chiesa di Santa Chiara in Palencia, che è scritto nel 1913, più o meno coevo del sentimento tragico della vita, ecco, in questa operetta, in questo testo, che tanto entusiasmo e ammirazione suscitò in Antonio Machado, Unamuno si richiama al Cristo aconico della teologia crucis e non a quello trionfante e glorioso della teologia glorie. E così egli scrive: questo Cristo immortale come la morte non risorge, a che scopo? Non attende se non la morte stessa. Dalla bocca socchiusa, nera come il mistero indecifrabile, fruisce verso il nulla, ove mai giunge, dissolvimento, perché questo Cristo di mia terra è terra. Fine della citazione. Questa immagine di Cristo, che non nutre, come abbiamo visto, alcuna speranza se non quella del nulla eterno, che non pensa né vive, che è carne e sangue fatti terra, rappresenta, secondo alcuni, l'espressione del nichilismo o, come vedremo, del nadismo spagnolo. E così ancora Unamuno si esprime in celebri versi. Non c'è niente di più eterno della morte, tutto finisce, dice ai nostri affanni, neanche sogno è la vita, tutto non è che terra, tutto non è che nulla, fetido nulla che al sognarlo appesta. A tale visione cupamente nichilista e priva pertanto di ogni speranza, fa eccezione il finale di quel poemetto che così recita: e tu, Cristo del cielo, redimici dal Cristo della terra. Tra questo Cristo del cielo e quello della terra
c'è appunto il bianco corpo di Cristo agonizzante, con i piedi e la terra che sostengono la croce, e che Unamuno ha espresso appunto in quello che è considerato il più grande poema religioso scritto in Spagna dopo il Cantico spirituale di San Giovanni della Croce, ed è appunto il Cristo di Velázquez, che è stato composto tra il 1913 e il 1920. Siamo nel 2015, più o meno 100 anni fa. E naturalmente Unamuno, nel comporre questo celeberrimo poema, si ispirò all'altrettanto celebre quadro di Velázquez, no? Il Cristo di Velázquez. Chiunque naturalmente abbia visitato il Museo del Prado a Madrid può ammirare questo celebre dipinto di Velázquez, appunto, dedicato al Cristo. E ispirandosi a questo celebre quadro, Unamuno scrisse questi immortali versi dedicati appunto al Cristo di Velázquez. Questo poema, appunto, sul Cristo di Velázquez costituisce la continuazione della risposta che Unamuno aveva già dato ad Arnac, Adolf von Arnac, già nell'opera appunto principale sul sentimento tragico della vita. Quindi il Cristo continua questa risposta e questo dialogo con Arnac, che non solo con lui, a riprova ancora una volta di che ciò che Unamuno ha espresso nel sentimento tragico della vita, poi lo riesprime in versi, in questi celebri versi del Cristo di Velázquez. Emerge perciò un'immagine cristologica con tutti i caratteri che Arnac attribuiva alla fede popolare, la quale, a dire di Arnac, è ben presto pervenuta ad una teologia mistagogica, ad un miscuglio di spiritualità e di sensualismo, sin dalla fine del secondo secolo, quando nel cristianesimo delle origini confluirono elementi religiosi sotterranei, politeistici e rituali, a seguito anche dell'incontro con la filosofia greco-latina. Infatti l'incipit di quel celebre poema sul Cristo di Velázquez è proprio questo: in questo verbo incarnato, silenzioso e bianco, che parla con linee e colori, dice la sua fede e il mio popolo tragico. Questo è il celebre incipit che appunto è l'espressione appunto della fede popolare spagnola. Unamuno canta in questi versi la fede popolare del popolo spagnolo di fronte al Cristo e soprattutto di fronte a questo Cristo di Velázquez, che naturalmente è un capolavoro di cui naturalmente che non ha bisogno di presentazioni ulteriori da questo punto di vista. Contrariamente perciò a quanti privilegiano l'opera poetica rispetto a quella filosofica, bisogna invece dire che queste due opere, quella poetica e quella filosofica, esprimono le stesse idee, l'una in filosofia rigorosa, l'altra naturalmente in versi. Quindi è importante mantenere questo carattere unitario, ma ciò che le differenzia sono solo il mezzo espressivo. Naturalmente, come è stato anche detto, più che una religiosità popolare, questo poema esprime i caratteri della religiosità del poeta, cioè di Unamuno stesso. E tuttavia bisogna anche aggiungere che Unamuno non dialoga in realtà alla presenza di questo Cristo di Velázquez, sicché è stato rilevato che trattasi di un poema del silenzio, del silenzio dell'intimo di Unamuno, perché ancora una volta si tratta di un monologo interiore, a motivo proprio dell'agonismo. E perciò questo poema, secondo alcuni, si risolve in un'espressione meramente letteraria di un'esperienza da parte di Unamuno forse vitalmente vissuta. Questo celebre poema non è pertanto un trattato di teologia. Unamuno in realtà si esprime con metafore e come è tipico del linguaggio poetico, per esprimere questa fede popolare spagnola, e nel quale si mescolano in modo ambivalente il sangue di Cristo con quello di Prometeo. A differenza di quanto hanno intravisto un volontarismo mitico, bisogna invece sottolineare che non siamo dinanzi ad un processo di demitizzazione, bensì ad un archetipo esistenziale di così alto valore etico
che poteva essere considerato il vero volto umano del divino. Non è possibile pertanto andare oltre a partire dall'agonismo e dalla soggettività tragica. L'aspetto divino di questo Cristo agonico può essere rinvenuto nella sua capacità di trasfigurazione della sofferenza, culminante nell'abbandono di Dio, nella notte oscura, allorché lotta con la morte. Fu pertanto, come Unamuno stesso scrive, un certo rimorso per aver composto quel feroce poema, si allude a quel poemetto sul Cristo giacente nella chiesa di Santa Chiara, di cui abbiamo detto poc'anzi, fu per un certo rimorso che scrissi nella stessa città di Palencia, scrive Unamuno, e in due giorni che scrissi quel poema lì, fu un rimorso a spingermi a intraprendere l'opera più umana, appunto, che è il Cristo di Velázquez, che può essere dunque considerata un'autentica palinolia del Cristo giacente nella chiesa di Santa Chiara, che chi va a vederlo a Palencia, in questa chiesa, c'è ancora questa immagine di Cristo. Tuttavia questi due poemi sono inconciliabili, anche in considerazione dei diversi soggetti ispiratori che preludono a due cristologie differenti, perché l'uno si ispira in questo Cristo conservato nella chiesa di Santa Chiara in Palencia, l'altro appunto al celebre Cristo di Velázquez. È solo il caso di segnalare il contrasto nei due poemi tra Gesù virile e non malaticcio, quindi quasi un Gesù antiniciano, rispetto a quello gracile e asessuato dell'altro poema. Forse Unamuno compose il Cristo di Velázquez non tanto per motivi psicologici, ma per ragioni appunto spirituali e dottrinali, soprattutto perché per esprimere ancora una volta la sua celebre teoria dell'agonismo tra fede e ragione, incentrata sulla sua celebre teoria della dolce salvifica incertezza, che è poi il nucleo del suo pensiero e della sua filosofia della religione, come è espresso naturalmente nel capitolo sesto del Sentimento tragico della vita. L'intento di Unamuno nel comporre quel poema, il Cristo di Velázquez, di cui ormai parliamo, era di voler fare, come egli scrive, una cosa cristiana e soprattutto biblica e spagnola. Biblica tra virgolette, non è vero, perché Unamuno è sempre un po' eterodosso, come sappiamo, no? Uomo religioso sì, ma certamente anche molto eterodosso. In effetti, in esso, in quel poema, viene operata poeticamente quella sintesi tra cattolicesimo e protestantesimo liberale, sintesi peraltro a cui era già pervenuto nell'opera sul Sentimento tragico della vita, giacché l'anelito per l'immortalità si fonde con la teologia crucis luterana. Quanto al carattere biblico, biblico tra virgolette, esso si può desumere dai puntuali riferimenti scritturistici da cui emerge una singolare analogia, tra l'altro, con I nomi di Cristo, la celebre opera di Fray Luis de León. Inoltre, il Cristo di Velázquez è spagnolo non solo per il soggetto ispiratore, ma anche per il riferimento alla tradizione dalla quale mutua leggende e costumi che formano spesso la trama del poema. E sappiamo, no? Tutta la grande storia cristologica e tutta la grande storia popolare dell'atteggiamento spagnolo di fronte a Cristo, no? Come si struttura questo celebre poema? Può essere diviso in tre parti. C'è una trilogia, perciò. C'è una parte introduttiva, il corpo del poema e la celebre orazione finale. In queste ultime due parti il tono è drammatico, mentre l'introduzione è più, come dire, concettuale. Per quanto di concetto tolleri la poesia, si capisce, no? È possibile articolare tale struttura nel senso che l'introduzione è incentrata sull'annuncio di ciò che Origene ha chiamato Vangelo Eterno, che è sviluppato nel corpo del poema in quattro temi: Cristo rivelazione perfetta, morte sacrificale, mediazione universale e apocatastasi. L'ultima parte è la celebre orazione finale, che è ad un tempo sintesi del poema
e annuncio apocalittico. Questo poema consiste, e di qui la sua originalità, nell'identificare questo Vangelo eterno col corpo tartassato di Cristo, che è appunto la rivelazione di Dio. Rivelazione nell'uomo, naturalmente. E così scrive Unamuno: rivelazione dell'anima che è il corpo, fonte del dolore e della vita, immortalizzatore corpo dell'uomo, corpo che si fa idea dinanzi agli occhi, corpo di Dio, Vangelo eterno. Ecco qui, Vangelo eterno. Fine della citazione. In Arnac ha letto Unamuno che secondo Tertulliano tutto ciò che esiste è corpo. Di qui il realismo del poema. Poeticamente siamo dinanzi alla corporeità dello spirito, corpo ed anche sangue, perché la vita della carne è nel sangue. Cristo è il corporizzatore di Dio. La luce divina, passando attraverso il corpo di Cristo, ci giunge convertita in sangue delle sue viscere. Si perviene in tal modo all'aspetto più propriamente biologico di questa operazione umana, quella che Unamuno nel Canzoniero ha chiamato una volta una vera e propria teofagia. L'autore del poema è quasi ossessionato dalla concretezza sensibile dei nostri bisogni ed atti spirituali, in cui fa consistere con l'unica religione carnale che dalla protoiberica caverna di Altamira è ad un tempo il culto della morte e dell'immortalità, del sacrificio e della vita. La prima parte del poema, come dicevamo, è incentrata appunto sul corpo di Cristo, quel bianco corpo di Cristo, come Velázquez l'ha dipinto, in modo effettivamente originale. Il corpo di Cristo, mediante l'immagine della bianchezza, che viene espressa attraverso diversi simboli, in modo da costituire una vera e propria costellazione allegorica. Sulla base di suggestione mutuata per un verso da Caterina da Siena, secondo la quale, come scrive Caterina, quest'occhio vede in quella bianchezza tutto Dio e tutto l'uomo, e anche da Fra Luis de León, secondo il quale il corpo bianco esangue è l'espressione del Dio sofferente, a differenza degli dei pagani che si mostrano in bella presenza. Quanto ai simboli cristologici, quelli del Cristo lunare gioca un ruolo fondamentale, anche perché è stato interpretato quale sintomo dell'attitudine panteistica di Unamuno. Per tale singolare analogia, Unamuno si richiama, oltre al mito platonico della caverna, ancora una volta Fra Luis de León, il quale paragonava però Cristo al sole e soprattutto ad Arnac. Simbolicamente, Cristo rivela, in quanto specchio mediatore, qual è la luna, la luce tenebra del Padre, che egli può rispecchiare nella bianca nudità del suo corpo. È molto importante questo aspetto. Ma più che di attitudine riduzionistica, di un vago panteismo, forse ermeneuticamente più congruo parlare di suggestioni mutuate da Kierkegaard, o anche, a nostro avviso, di linguaggio antropocentrico, per esprimere che la luce di Dio sarebbe accecante se non vi fosse la mediazione lunare riflessa del corpo di Cristo. Ma il simbolo più originale è rappresentato indubbiamente dal Cristo quale ostia del cielo della notte sovrana, culminante, come sappiamo, nel sacramento dell'Eucaristia, che quale pane di immortalità costituisce, come Unamuno già aveva scritto nel Sentimento Tragico, il cardine della pietà popolare cattolica, in opposizione al sacramento idealista della parola del protestantesimo. Ma è nell'attitudine di Arnac riguardo alla decisiva disputa tra Ario ed Atanasio che Unamuno assume una netta difesa di Atanasio, che nel quale vede non solo l'incarnazione della fede popolare, ma anche e soprattutto l'unica possibilità della deificazione in prospettiva escatologica e non in prospettiva etica, precisamente grazie all'incarnazione e alla redenzione dell'uomo Dio, a differenza di Ario che, come è noto, riduceva Gesù ad un uomo perfetto ed esemplare, ad un maestro di morale. Il Cristo atanasiano niceno, che è il Cristo cattolico, così scriveva nel Sentimento Tragico, non è il Cristo cosmologico, né l'etico,
è il Cristo eternizzatore, deificatore, il religioso. Di questo Cristo, del Cristo della cristologia niceno-cattolica, dice Arnack, che nel suo fondo è docetico, vale a dire apparente, giacché il processo di divinizzazione dell'uomo in Cristo si attuò nell'interesse dell'escatologia. Ma qual è il Cristo reale? Si chiede Unamuno. È forse il cosiddetto Gesù storico dell'esegesi razionalistica, che ci viene presentato così diluito in un mito o in un'atomizzazione sociale? Fine della citazione del sentimento tragico. Ovviamente una domanda retorica, chiaro. A differenza di Arnack e del protestantesimo in genere, il sacramento dell'Eucaristia per Unamuno è il massimo segno di redenzione e deificazione in prospettiva escatologica. Pertanto costituisce una risposta concreta, reale, al desiderio della risurrezione della carne ed è per il credente, ancora Unamuno, e cito dal sentimento tragico, ed è per il credente la prova sperimentale e mistica che l'anima è immortale e godrà eternamente la gloria di Dio. Alla potenza simbolica della prima parte segue il tema del Mysterium Passionis, incentrata sulla dignità della solitudine di Cristo, che implica un atteggiamento mistico, in cui Unamuno individua, in contrasto ancora una volta col protestantesimo, l'essenza della pietà popolare cattolica, contrassegnato dalla negazione della fides implicita e da un individualismo doloroso. Esso, l'individualismo doloroso, trova riscontro proprio nella contemplazione della solitudine di Cristo, con speciale riferimento alla grandezza di Cristo che emerge soltanto nell'ora del sacrificio supremo, e soprattutto alla durezza, ma anche alla maestà della solitudine di Cristo. Ma la mistica, pena la perdita dell'individualità, desidera non assorbimento, non quiete, scrive Unamuno, non pace, ma un eterno accostarsi al fine, senza mai giungere irraggiungibile ansia senza speranza, che eternamente si rinnova senza mai compiersi del tutto. Fine della citazione del sentimento tragico. Tutto ciò implica un'intensità del sentimento, del suo ardere e consumarsi indipendentemente dal suo termine. Si tratta insomma di vivere il sentimento più che di acquietarsi nell'unione col suo oggetto. Del resto, nel celebre dipinto di Velázquez, come Unamuno osserva, nel sentimento tragico della vita, Cristo sta morendo continuamente, senza cessar mai di morire per darci la vita. Un ruolo centrale svolge l'Ecce Homo, dove emerge un tono antiniziano, piuttosto che un indole umanista. Tutto il celebre poema deve essere pertanto interpretato non in senso crassamente umanista, ma, come è ovvio, in senso agonico, giacché costituisce l'unica possibilità per ispirare una tragedia cristiana, che senza concessioni secolariste può inoltre contemplare la speranza di trascendenza. Non manca inoltre un sentimento di illuminazione mistica, poiché la luce di Cristo si irradia all'interno di ciascuno, senza sottacere i risvolti estetici di cui qui non trattiamo. Nella parte più specificamente teologica tra virgolette, Unamuno riprende il tema dell'apocatastasi alla luce della teologia paolina. E così scrive Unamuno: tu Cristo, con la morte hai dato finalità umana all'universo e foste al fin morte della morte. Tale motivo è presente anche nell'opera sul sentimento tragico. Non casualmente Unamuno lì vi scrive: se confidiamo in Cristo soltanto per questa vita, siamo i più miserabili di tutti gli uomini, scriveva l'Apostolo Paolo. Infatti ogni religione trae la propria origine storica dal culto dei morti, ossia dal culto dell'immortalità. E naturalmente non possiamo concludere queste brevi riflessioni su questo celebre poema con la grande orazione finale, che rappresenta una meditazione lirica sugli esiti della morte di Cristo. Quali sono stati gli effetti della morte di Cristo? E quindi sulla speranza della risurrezione. Così la grande speranza di questo poema si fonda su un sillogismo alla rovescia, potremmo dire, no? Che così possiamo esprimere. E Cristo è immortale, Cristo è uomo, ogni uomo dunque è immortale. In effetti, in alcuni mirabili versi che adesso vi citerò dell'orazione finale, Unamuno esprime proprio questo punto, no?
che quali sono gli effetti appunto del sacrificio di Cristo. E così Unamuno si esprime negli ultimi versi finali di questa celebre orazione finale. In piedi e con le braccia ben aperte, stesa la destra perché non si secchi, facci passare a questa pietrosa vita, salita del Calvario, sostenuti al dovere dai piedi. Fa che in piedi moriamo come te, le braccia aperte, ed ascendiamo come te alla gloria, in piedi, perché Dio ci parli in piedi e con le braccia stese. Fa, o Signore, che quando al fin lascerò l'antro di questa notte tenebrosa, in cui sognando il cuore intorbidisce, entri nel chiaro giorno senza occaso, con gli occhi fissi nel tuo bianco corpo, figlio dell'uomo, umanità completa, nell'increata luce che mai muore, con gli occhi fissi nei tuoi occhi, o Cristo, con lo sguardo annegato in te, Signore. E mi sembra che questa possa essere anche la conclusione di queste riflessioni sul Cristo di Velázquez.